Da vari commenti che ho letto sotto i miei video, ho visto che parecchi di voi hanno problemi nella gestione del bed. Nelle stampanti col doppio motore su Z, esiste un problema di sfasamento dei motori. Questo è un problema abbastanza comune nelle stampanti che utilizzano due motori per Z e hanno un solo drive di controllo e un solo end stop. Esempio, la i3 Mega, l'ultima versione, utilizza due end stop per i due motori di Z, quindi non soffre di questo problema. Ora vi spiego come gestire il problema in maniera veramente facile, e ve lo mostro sulla X5S, ma il concetto vale per tutte le stampanti che utilizzano due motori sulla SZ. Bene, iniziamo. Allora, iniziamo col dire che il motore che si sfasa è quello senza l'end stop. Quindi vi suggerisco di mettere l'end stop sul lato dove fa l'OM la testina. Nel mio caso l'ho messo qua. Se vi interessa, ho fatto un nuovo supporto per l'end stop di Z, più rigido dell'originale. In descrizione trovate il link ai disegni. In questa maniera, anche se si sfasa il motore, la mia testina non crasherà sul bed. Ora, partendo da queste condizioni, voi vi fate il livellamento del bed, prestando attenzione che i motori non si spengano mai finché non avete finito il livellamento del bed. Questa è una cosa molto importante, perché vi garantisce che quando voi avete livellato il bed, i vostri motori siano in fase. Ora, in questa situazione, l'unico motore che si sfaserà sarà quello di destra. Quindi il nostro bed potrà essere o basso o alto sul lato destro, mentre sul lato sinistro sarà sempre preciso. Da questo momento lo sfasamento del motore sarà sempre uno sfasamento di un numero di step intero. Cosa vuol dire? Vuol dire che se il nostro bed sarà basso, noi andremo ad agire sul motore forzando il movimento di un numero di scatti intero che riporterà il bed perfettamente in piano. Quando il motore è alimentato, se noi lo forziamo, vedete, si muoverà a scatti. Ogni scatto sono due step fisici. Ora,
Quando inizia la stampa, c'è la linea di Skirt che serve per avviare l'estrusore. Quindi, a seconda che voi avete il bed basso o alto, già da quella linea lo capite. Quindi venite sotto e fate scattare il motore in senso orario se volete abbassare il bed o in senso antiorario se volete alzarlo. Normalmente lo sfasamento tipico è di uno scatto in più o in meno. Quindi capite che facilmente e molto velocemente potete correggere il problema già osservando questa linea di skirt, senza così aver bisogno di riavviare la stampa. Ovviamente questo vale per lo sfasamento tipico che si genera da solo, ma se voi avete per sbaglio mosso i motori, dovrete fare più scatti per trovare di nuovo lo zero del bed. Ma in ogni caso, ci sarà uno scatto in cui il bed ritorna precisamente in piano. Quindi lo vedete facilmente a vista se avete trovato lo scatto giusto. Quindi, ricapitolando, vi mettete l'endstop sul lato dove fa l'home la testina. Nel caso della X5S, il lato sinistro. Dopo fate la messa in piano prestando attenzione che non si spengano i motori. Ripeto questo perché l'elettronica originale, dopo 30-60 secondi che non riceve comandi, disattiva i motori. Quindi fate attenzione che non si disattivino i motori finché non avete finito la messa in piano del bed. Spero che la spiegazione sia stata chiara e vi sia utile. Ricordo che questo metodo vale per tutte le stampanti che usano il doppio motore su Z. Per questo video è tutto. Ciao e buona stampa a tutti.